Stefano Iannillo parte oggi con questo flash mob la campagna referendaria. Sì, oggi parte la campagna referendaria tutti insieme per dire sì al referendum, per fermare le trivelle, per aprire uno spazio di possibilità per questo paese, per riprendere finalmente parola sul nostro futuro, sul futuro del paese, delle fonti energetiche, per dire finalmente che è il popolo che decide, è il popolo che decide sul modello energetico, è il popolo che decide sul modello di sviluppo, e noi crediamo fortemente che questo referendum sia una grande finestra di possibilità. E sotto i fondali dei nostri mari ci sono riserve petrolifere che corrispondono a circa 7-8 settimane dei consumi nazionali e ci sono riserve di gas che equivalgono a circa 6 mesi di consumi, cioè se estraessimo tutte queste risorse in un colpo solo il petrolio basterebbe meno di 2 mesi e il gas circa mezzo anno. Ecco, se questa è la frontiera energetica del paese per ridurre la sua dipendenza dall'import siamo spacciati, forse la ricetta è un'altra e converrebbe puntare sulle fonti rinnovabili e sull'efficienza energetica che garantiscono numeri multipli di occupazione rispetto alla miseria che potrebbe venire da questi investimenti fossili. Non è stato previsto un election day, si sarebbero potuti risparmiare 350-400 milioni di euro e si sono contratti massimamente i tempi della campagna referendaria. Però pensiamo che gli italiani di solito insomma, abbiano voglia di reagire a questi giochini, vogliano farsi sentire in queste circostanze e ci contiamo. Per dire basta a un'economia fondata sul petrolio e sul carbone, per dire finalmente sì a un'economia fondata sulle energie rinnovabili, su delle energie distribuite, su delle comunità che decidono autonomamente sullo sviluppo dei territori, su una difesa del paesaggio, dei mari e delle nostre terre.